Buonasera a tutti, sono le 18:42, dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Capri. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Presente. De Peto. Presente. De Luca. Presente. Colano. Presente. Artano. Presente. Carano. Presente. Cloni. Presente. Pedro Paolo. Orsini. Presente. Barrella. Assente. A comunque il consigliere Barrella ha comunicato che per motivi precedentemente assunti non può partecipare a questa seduta del Consiglio Comunale. Giuliano. Presente. Nafusi. Presente. Angelini. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto lettura e approvazione del verbale precedente seduta del 30 dicembre 2020. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le siamo approvate all'unanimità. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno che ha come oggetto. Articolo 96 del decreto legislativo numero 267 del 2000, individuazione di organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Parola al vice sindaco, dottor De Peto. Grazie Presidente. Come ha ricordato l'articolo 96 del testo unico prevede che l'amministrazione individua quelli che sono gli organi ritenuti indispensabili per il funzionamento dell'ente. Per il comune di Casoli si ritengono indispensabili la commissione comunale di vigilanza. Allora, dicevo, per il comune di Casoli gli organi indispensabili sono la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico dello spettacolo, la conferenza dei capigruppo, la commissione per la vigilanza del servizio medico scolastico, la commissione comunale elettorale e la commissione comunale per la formazione dei diritti dei giudici popolari. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio la seguente delibera, in sensi degli effetti dell'articolo 96. Gli organi che ho appena elencato sono da considerare indispensabili. Grazie Vice Sindaco. Mi chiedo aperta la discussione. Mi sono interventi? Prego, consigliere. Ma nulla da osservare, sempre di livello finale. L'unica cosa vorrei richiedere che fosse messo a disposizione dei consiglieri comunali la copia dei verbali della commissione di vigilanza sui locali dello spettacolo e del servizio di mensa scolastica istituito in questo ultimo impegno. Ecco, un attimo solo. Mi posso messo a disposizione dei consiglieri copia dei verbali della commissione di vigilanza sui locali dello spettacolo. Della commissione per la vigilanza del servizio di mensa scolastica. Commissione mensa? Sì. Relativi agli ultimo impegno. Saremo 16:20, giusto? Sì. Allora, ci approcciamo anche il 2021. E ci dobbiamo prendere il tempo. Grazie consigliere, ci sono altri interventi?
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'accordo numero 2 dell'ordine del giorno che ha come oggetto individuazione di organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune? Chi è favorevole? Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto il regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico patrimoniale, legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Allora, siamo a vice sindaco, dottor De Pietro. Grazie Presidente. La legge 160/2019 impone istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che in precedenza erano regolati dai regolamenti della TOSAP e dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle diritti delle pubbliche amministrazioni. La legge stessa prevede che il canone introitato dai comuni sia resti invariato, quindi cioè, le tariffe, l'importo complessivo che il comune deve introitare deve essere sempre lo stesso. E porto a conoscenza del Consiglio che questo nuovo regolamento andrà in vigore, così come prevede la legislazione vigente, dal 1 gennaio del 2021. Quindi anche se ci vengono approvati oggi, la decorrenza è dal 1 gennaio del 2021. Quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare appunto il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espropriazione pubblicità o esposizione pubblicitaria, di disporre dei regolamenti delle entrate sostituite di seguito e indicati restano operative ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificate fino al 31/12 del 2020. E mi riferisco al regolamento per l'applicazione della TOSAP, al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, che poi sono state disciplinate con delibera del Consiglio Comunale del 23 febbraio del 94, delibera di giunta comunale del 9/12 del 2019, di stabilire che le disposizioni del regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, appunto come ho già detto, ricorrono dal 1 gennaio del 2021. Poi Presidente, chiedo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie Presidente. Dichiaro aperta la discussione, gli interventi? Prego consigliere. Come ha detto l'assessore, anche questo si tratta di un adempimento previsto dalla legge, tra l'altro ma coordinato anche con l'approvazione del bilancio 2021. Sono requisiti poche osservazioni. Parte prima articolo 2. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri. Certamente non chiediamo chi è il nome, no? Ma è un ente, è un ufficio comunale. C'è una specificità per nessuno. Parte prima articolo 2. Il comma 1 dice: al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del rimborso del canone. È comune. Perché allora. No, è una domanda, scusate. No, scusate. Quando non so chi. Come è avvenuto ad esempio per la TARI, per l'IMU e prima dell'ICI, della tassa rifiuti, tasso e via discorrendo? Dopo che si approva il regolamento ci deve essere anche la nomina del relativo responsabile e quindi anche in questo caso sarà nominato responsabile di questo nuovo tributo, questo è canone più che tributo, un funzionario responsabile, certamente un funzionario responsabile. No, ma intendevo come funzionario, non è nominativo. No, cioè, no, l'ente, è comune, è comune. Quindi, è comune. L'ente tributo, immagino. Beh, certo. Ma come se lo vedo. Cioè, davo per scontato che fosse quello, siccome non era nominato, certo, mi è venuto in dubbio, forse un altro ente. Non lo diciamo qua, forse, ma forse non viene riportato. E a pari di tutti gli altri tributi dell'ente, no, no, ma... E poi, ma questa è un'osservazione proprio così, quasi pure che sia stata una dimenticanza. La parte seconda è titolata,
disciplina del canone di concessione e autorizzazione. La parte prima è libera, manca il titolo e le classi. Disciplina del canone, vedete, la prima, parte prima? Cioè non c'è... Non ci sarà, non ci sarà. La parte prima, la parte generale. Ma non c'è perché è stato messo, non c'è perché... No, no, ma questo è un regolamento dell'ente, non è che è precostituito. Cioè... No, perché andando a leggere si poteva mettere procedure di rilascio. Beh, sì, è vero. Che si poteva titolare, così come è stato fatto la parte seconda. Dire, quando abbiamo modificato. No, sì. No, no, ma ben venga. Mi fanno una domanda che sinceramente io ho letto gli articoli, quindi magari a volte tu devi rileggere tutto, qualcosa ti sfugge. Essendo un principiante, allora mi immagino no, 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 no. Non sono, non sono stanco da tanti anni. Ma aspetta un secondo, faccio una cosa. E quindi ci metto anche un po' di curiosità. Articolo 6, 7. Vabbè, ma non... Secondo, eccolo qua, disciplina del canone. Vabbè, quella è la parte generale, questa è la disciplina vera e propria. Questo è, sì, le disposizioni generali del canone, invece poi le parti proprio relative alle concessioni, alle autorizzazioni. Queste sono delle osservazioni così, così di natura. Però mi scusi, segretaria, posso permettermi un intervento? Un attimo solo. Nel regolamento, all'articolo 22, è previsto che il Comune di Casoli affida in concessione la gestione del presente canone alla ditta che al 31/12/2020 risulta affidataria del servizio TOSA. Per quale c'è un motivo? Okay. Cioè praticamente noi abbiamo un affidamento che scade, adesso sinceramente in questo momento si scade nel 2022-2023. Quindi le norme sono cambiate strada facendo, sì. E quindi per poter portare a compimento sia gli accertamenti vecchi, le cose vecchie, sia questo nuovo, chiamiamo questo canone, la ditta già affidataria del servizio di pubblicità, pubblica affissioni e TOSAP continuerà a gestire anche il canone che ha soppiantato e ha detto. Questo è il motivo, insomma. Perché l'affidamento ce l'aveva da prima con una scadenza quinquennale, mi sembra di ricordare. La normativa è intervenuta nella vigenza del contratto e quindi si fa in questo modo. Poi da tenere presente pure che ad esempio tipo l'anno scorso, ma anche quest'anno, è tutto anche bloccato per il Covid. Quindi effettivamente non ci sta molto neanche che per la ditta affidataria. E c'è da dire forse anche per rendere conto il consiglio anche di un'altra cosa. Come ha giustamente detto il vice sindaco, il gettito per normativa superiore deve essere ad invarianza rispetto ai vecchi tributi, cioè TOSAP, pubblicità e pubblica affissione. Però il consiglio deve tenere presente che è un periodo un po' particolare. Considerato pure che per normativa superiore le occupazioni di suolo pubblico sono state esentate, non tutte ma la gran parte, adesso ci sarà la proroga fino al 30 di giugno e quant'altro, secondo me diciamo che la portata di questo cambiamento, anche se non è molto significativo perché in fondo le vecchie disposizioni si sovrappongono con quelle nuove, con piccole modifiche, noi potremo avere una certezza di quello che sarà il canone soltanto se tutto si risolve, speriamo bene, alla fine del 2022, perché anche quest'anno vogliamo che sarà un altro anno transitorio. Grazie. Quindi diciamo che la portata di questa riforma la vedremo forse, ce la auguriamo, almeno a fine dell'anno prossimo. Cioè noi diciamo che il tutto è a varianza di gettito, perché lo prevede la legge, però adesso noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo verificare. Cioè qualcosina è cambiato, anche perché come si calcola la tariffa? Quindi anticipo, scusate se mi permetto, c'è una tariffa standard stabilita dallo Stato, dalla legge, che stabilisce fissa questa tariffa standard a seconda della fascia demografica dei comuni. Allora come si fa a trovare l'invarianza di gettito? La tariffa standard la si deve dividere per la tariffa esistente e ti dà un coefficiente. Questo coefficiente la rimoltiplichi per la tariffa standard e ti ridà la nuova tariffa.
E questo è, però ripeto, l'applicazione lo vedremo strada facendo appena si ricominciano con tutte le attività. Al momento è un pochino noi, è obbligatorio perché lo dobbiamo fare. Addirittura si parlava, ci sono state varie spinte per lo spostamento dell'entrata in vigore di questi nuovi canoni, così come disciplinati, ma così non è stato, quindi lo abbiamo dovuto approvare come noi tutti i comuni d'Italia, diciamo. Vedremo nel prosieguo che cosa succederà. Scusatemi se mi sono dilungata, ma è per me io personalmente la ringrazio per la notizia. Ma per me invece concludo, non solo delle osservazioni che riguarda così da una lettura del regolamento, avevo visto quelle cose che ho esposto. Grazie, grazie anche alla segretaria. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, dichiaro di chiusa la discussione e passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che abbiamo oggetto regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico patrimoniale, legge 160, ricorrenza 1 gennaio 2021. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al mercato di realizzare di ampie strutture attrezzate. Legge 160-2019, ricorrenza 1 gennaio 2021. Allora, sono il decisivo del dottor Verdi. Anche in questo caso, collegato con la delibera di prima, viene istituito un nuovo regolamento che appunto disciplina gli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio che sono destinati ai mercati in, sia in forma fissa ma sia in forma ambulante. Anche in questo caso la decorrenza è dal 1 gennaio del 2021, quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio la prima delibera, che è quella di approvare il regolamento per l'applicazione del nuovo canone. E chiedo poi infine Presidente che la delibera venga dichiarata immediatamente eseguita. Grazie Presidente. Dichiaro aperta la discussione, che sono interventi? Sì, solo una richiesta di precisazione, ma magari anche non so se nell'autonomia dell'ente. Sono previste delle esenzioni o delle agevolazioni tariffarie per i venditori ambulanti per l'occupazione degli spazi destinati ad attività mercantili? Attività? No, ad attività di mercato. È quello che sta scritto sul regolamento. Okay. Quindi sono quelli tariffe, quei coefficienti, quei moltiplicatori, non sì, sono le agevolazioni e le esenzioni sono tutte donne che lo può decidere poi, ma infatti è tutto ciò che è riportato nel regolamento e il regolamento rispecchia quello che è la disposizione superiore, perché a livello di esenzione di agevolazioni e sono quelle previste dalla legge. No, pensavo che nel periodo insomma che stiamo vivendo ci fossero delle maggiori no, anche perché poi non so se qualche comune l'ha fatto, non so che titolo. Però le agevolazioni oppure le esenzioni, anche in questo caso, vedete quello che ho detto prima, le proroghe per le occupazioni eccetera, perché non si paga, va fissato direttamente il legislatore nazionale. Okay. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 4 dell'ordine del giorno? Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. Allora siamo decisivi per il nostro decreto. Grazie Presidente, anche per il 2021 vengono confermate le stesse aliquote del 2020 e l'unica novità che il legislatore nazionale ha previsto è quella, c'è stata una modifica per quanto riguarda le abitazioni possedute da
degli italiani residenti all'estero. Quindi a partire, cioè, la nuova disposizione prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o dato in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o istituto da soggetti non residenti del territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, imposta municipale propria di cui all'articolo 1, quindi la legge dell'IMU, è applicata nella misura della metà. E ricordo al Consiglio quelli che erano un po' le aliquote, che come ho già detto restano invariate. Quindi per le abitazioni principali, categoria 1, a 8 e a 9, relative pertinenze, lo 0,4%. Le unità immobiliari a 1, le stesse di prima, possedute a titolo di proprietà da anziano disabile che acquisiscono una residenza in istituti di ricovero sanitari, sempre lo 0,4%. Le altre tipologie di immobili, lo 1,06%. Le categorie del gruppo D 1,06%, le cooperative edilizie dell'Istituto Autonomo Popolare, la stessa lingua 1,06%, le aree fabbricabili 0,76%, poi per le unità immobiliari con gesto uso gratuito a genitori o figli ed utilizzate con l'abitazione principale, così come risulta dall'analisi principale 0,66%, i terreni agricoli nel nostro comune sono metà esenti, che per i fabbricati posseduti e costruiti per la vendita, quindi posseduti dalle imprese 0,1%, e i fabbricati rurali ad uso strumentale, non è prevista nessuna aliquota, quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio questa delibera, così come ho già ricordato con le aliquote. E per quanto riguarda le detrazioni, vengono confermate per l'anno 2021 la detrazione dell'imposta municipale propria di Euro 200, la detrazione quindi di Euro 200, che viene riconosciuta a favore delle unità classificate a 1, a 8 e a 9 e quelle possedute dalle case popolari, e di stimare in euro 1.075.000 in certo complessivo dell'IMU, e chiedo Presidente di, con un'altra votazione, di dichiarare la seguente delibera immediatamente eseguibile. Grazie Presidente. Mi chiedo aperta la discussione, mi sono interventi? Prego Consiglio. Cioè, in effetti sì, la riproposizione della delibera in vigore negli anni precedenti, nulla in contrario per me, però pagare queste imposte, questi tributi per quelle famiglie rimaste senza reddito, per quelle attività commerciali, produttive, che pagano l'IMU, effettivamente è pesante. Non so se l'amministrazione ha pensato o può o poteva fare qualcosa per queste categorie. Inoltre mi dovevo ricollegare al quesito che feci il Consiglio Comunale del 28 settembre del 2020 all'assessore De Pietra, dove in effetti lui mi disse che eravate a conoscenza di questa possibilità di fare uno sconto del 20% sulle tariffe con coloro, con i cittadini, con i contribuenti che avessero scelto la modalità di pagamento che ha detto sul conto corrente. All'epoca lei mi disse che ne eravate a conoscenza e che l'aveste approfondito in virtù della presentazione del bilancio. Non so se adesso questo quesito è rimasto ancora così sospeso, non è fattibile, però è quel tipo di. Vedete, sono dei tributi dovuti, ci sono dei crediti, però ci sono anche delle situazioni che dovrebbero essere un po' verificate sul campo, come si suol dire. Grazie. Grazie. Allora, questa amministrazione ha valutato le varie possibilità che, tenendo conto appunto della particolare situazione, e
Per quanto riguarda invece quello del pagamento, quel tipo di pagamento era soltanto una proposta, non esiste nessuna legge precisa che dà questa possibilità e quindi non l'abbiamo, prevista nella nostra delibera. Per quanto riguarda invece sia le famiglie che i commercianti in difficoltà, questa amministrazione è particolarmente attenta, tant'è che ultimamente sono state elargite delle somme per tutte le famiglie che si trovavano appunto in difficoltà. Ecco, ricordo soltanto un po' di occasione per ricordare qualche cifra, sono stati assegnati un po' di spese alimentari per 39.000 euro, quasi 40.000 euro, e la stessa cifra è stata assegnata nuovamente, quindi stiamo provvedendo all'erogazione di buoni spesa che verranno consegnati, cioè 44 di questi sono già stati, quindi 44 beneficiati hanno già usufruito di questo secondo buono spesa e stiamo provvedendo alla consegna degli altri buoni. Quindi tenendo conto comunque della situazione di bilancio, questa è la proposta dell'amministrazione, non potevamo prevedere ulteriori, poi cioè infatti è molto semplice dire prevedete delle agevolazioni, il grosso problema, posso? Sì, sì, sto ascoltando. Cioè il grosso problema è questo, cioè per determinate categorie bisogna considerare la proprietà del bene. Quindi noi andremo a favorire magari un proprietario, cioè un soggetto proprietario di più immobili che magari ha affittato questi locali. Quindi alla fine bisogna valutare la possibilità di dare dei contributi diretti alla persona, all'imprenditore che effettivamente ha difficoltà. E su questo sta provvedendo sia il governo centrale, ma non è da escludere da parte nostra, nel caso di cui avremo delle somme a disposizione dal governo centrale, di provvedere in tal senso. Infatti io ho sottolineato, oltre a quello che già avete fatto, io ho pensato anche alla possibilità di entrare. No, ma io ho fatto l'occasione per portare. Però quando lei mi dice che non c'è una legge, e io le dico che c'è un segreto di bilancio. Già detto il settembre, è una novità del decreto bilancio approvata in commissione bilancio alla Camera e si intitolava Premio a chi paga. Il testo dà la possibilità ai comuni con voglia di libero di avere margini fiscali sulle entrate abbassate sulle aliquote a fronte che il contribuente sceglie garantito. Quindi io non volevo, ho visto che ci sta un particolare periodo, perché è giusto che anche ai consiglieri di minoranza, soprattutto a quelli di maggioranza, perché avete il potere decisionale, ci sono persone che reclamano, che ci chiedono di fare. Quindi mi pare lecito chiedere, non ho fatto nessun atto di accusa, ho detto se avete, oltre a quello che ho già fatto, pensato di poter, sempre con gli equilibri di bilancio. Io sono anch'io un facente parte di un'organo, no? Che quindi deve tenere conto di queste cose. Lo dico solo perché, ripeto, come a voi fate parte della maggioranza, ci sono delle persone che chiedono supporto e aiuto, a noi ci chiedono anche di valutare se di fare delle proposte in merito. E quindi soprattutto oltre a quelle famiglie senza reddito, anche a chi quei commercianti che hanno delle attività chiuse che come devono pagare in mano. Quindi era un modo, diciamo, per approcciare insieme una problematica che investe tutti, ecco, non per fare polemica. No, tantomeno vi avevo fatto una domanda per darvi la possibilità di esplicitare tutto quello che avete fatto. Lo sappiamo, lo leggiamo, quindi è un atto anche dovuto, secondo me. Grazie. Cioè io comunque volevo portare a conoscenza del Consiglio di quello che abbiamo fatto. Sì. Per quanto riguarda quella possibilità dello sconto del 20%, lei stessa ha detto che è stata approvata in commissione bilancio, sì. Quindi non è legge. Sì, però voi non l'avete presa nemmeno in considerazione. No, noi l'abbiamo presa in considerazione, però noi come amministrazione dobbiamo anche salvaguardare gli equilibri di bilancio, cioè riconfermare determinate aliquote, far fronte a determinate necessità, significa pure dover fare delle scelte, cioè non è che c'è qualsiasi. E quindi era un'esortazione a fare di più. Faremo di più. Se infatti se avete già pensato, valutato, e se ci sarà un valore da bilancio, avere per queste persone, sì. Artigiani, commercianti, piccoli artigiani,
se verrà finanziato nuovamente quel cosiddetto condono da parte del governo centrale, senz'altro provvederemo ad andare in voto a quelle persone in difficoltà, compreso le attività commerciali. Grazie. Comunque, una cosa fondamentale è che l'F20 si paga con l'F24 lì, quindi non è che si può fare l'antidoto in bagno per far pagare lì. Al momento, così come è disciplinata la materia, si paga con l'F24, non è consentito fare l'antidoto in banca per quanto riguarda il pagamento dell'IVA. Se poi ci sarà una disciplina particolare, la si potrà valutare, ma al momento è così la situazione. Grazie di me. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie Presidente, la relazione di voto è anche favorevole da parte del gruppo di maggioranza. È chiaro che approvare delle aliquote in una situazione in cui c'è una pandemia mondiale è molto difficile, è un atto di grande responsabilità che questo Consiglio si assume, con la speranza insomma che ci possa essere un miglioramento, si possa effettivamente andare incontro a tutte le esigenze esposte. Quindi ribadisco il nostro voto favorevole. Grazie mille. Altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione di legge propria, che ha come oggetto approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata esigibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2022, articolo 170, comma 1 del decreto legislativo numero 2-3000. Parola sempre vice sindaco, sottoprefetto. Grazie Presidente, avevamo già approvato il punto sia in giunta che in consiglio comunale, era stato approvato dal consiglio comunale in data 30 12 del 2020, quindi il 30 dicembre dell'ultimo anno. E a quel documento sono state apportate delle modifiche, per questo l'oggetto dell'approvazione è l'aggiornamento al documento unico di programmazione. La legge prevede che questo documento possa essere approvato nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio o contestualmente al bilancio, oppure così come abbiamo fatto noi. Nell'ordine del giorno precedente, cioè del punto all'ordine del giorno precedente l'approvazione del bilancio. Perché queste variazioni? Perché sono intervenute delle modifiche legislative e in più il Comune di Casoli ha avuto dei finanziamenti complessivamente per 550.000 euro per interventi in aree con criticità idrogeologica. Per 628.000 euro per il consolidamento del versante del centro storico via Roma, via Correlli e Piazza della Memoria. Siccome nel DUP approvato in precedenza queste somme erano previste nell'annualità 2022, sono state anticipate nell'annualità 2021. Per quanto riguarda invece le scelte fatte da questa amministrazione, restano quelle già approvate nella delibera che ricordavo prima del mese di dicembre. Grazie. Ci sono interventi? Sì, volevo semplicemente, anche se in parte l'assessore Di Pedra avrebbe già risposto a quella che poteva essere insomma la mia non precisazione, la mia, se vogliamo, tendenza a capire meglio, visto che il DUP è stato già approvato a dicembre e la nota di aggiornamento poteva non essere proposta a meno che non ci fossero stati dei riflessi sia legislativi che sostanziali tali da dover indurre comunque ad una modifica. Quindi insomma io ho anche letto nuovamente le due parti del DUP, soprattutto quella relativa alle linee programmatiche, dove tra l'altro insomma, magari ci sono stati
dei rifusi, perché si rimanda comunque a quelli che sono gli indirizzi o gli orientamenti previsti 2016-2021. Magari si può operare una modifica, perché presumo che siano relativi invece al 2021-2023, così come... linee programmatiche, pagina 48-49. Sono le linee programmatiche rimandate 2016-2021. Ma le linee programmatiche rimandate di che cosa? No, perché cioè, praticamente ci sono le linee programmatiche che sono ricondotte all'interno dei programmi presenti nella struttura del bilancio di previsione 2021-2023, certo, che sono riportate. Sì, ma le linee rimandate sono quelle del mandato amministrativo. Esatto, e quindi 21. E quindi ecco che è giusto, come le linee di mandato sono quelle, però il bilancio è 21-22. E c'è anche di previsione, quindi sì, non però le linee di mandato dobbiamo avere quello dell'amministrazione. Okay, quindi si riconferma questo, ma la nota è stata aggiunta per via insomma di queste variabili sia normative o legislative sia di contenuti di programma. Va bene, no, era solo questo, sì, ma ripeto, sì. È stato più che. Grazie. Ho colto già la risposta nella presentazione della proposta di legge. Grazie consigliere, sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo. Se altri non lo scusa. No, che lo scusa. Non l'avevo visto. Ovviamente il voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza fa sempre molto piacere quando arrivano dei finanziamenti che possono essere spesi per la comunità casuale, quindi complimenti e buon lavoro, confermato. Grazie di tutto. Ci mancherà. Passiamo alla votazione delle proprie, che è favorevole appunto al numero dell'ordine del giorno, che ha come approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, 2021-2023, che è favorevole? Chi è contrario? Con ulteriore votazione. Aspettate, mi sono distratta un attimo, non ho visto la votazione. Ah, maggioranza a favorevole e la contrario. Stavo spiegando tutti i fatti. Quindi deve dire, quando devo spiegare, deve dire una favore e una contro. No, perché se no. C'è una testa bassa, scusate. È la mia credibilità. Sì. Con ulteriore votazione chiediamo di vedere l'eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? La delibera trova. Passiamo al punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Parola vice interlocutore. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, il legislatore ha previsto la scadenza del 31 marzo, quindi siamo nei termini per l'approvazione, e questo bilancio è stato impostato tenendo conto che le previsioni di bilancio sono state formulate quindi sulla base delle linee strategiche degli indirizzi e contenuti del gruppo e documento unico di programmazione che abbiamo approvato qualche minuto fa. E voglio far rilevare che vengono confermati in questo bilancio anche per l'anno 2021 la soglia di esenzione per l'IRPEF stabilita con la precedente delibera del 2015, quindi l'applicazione dell'addizionale comunale avrà quelle stesse agevolazioni che sono state previste dal 2015 in poi, quindi andando incontro a una serie di nuclei familiari del nostro comune che godono appunto di questa agevolazione.
E per quanto riguarda la TARI, limitatamente a quest'anno, i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno del 2021. E quindi anche quest'anno siamo intenzionati di procedere all'emissione di due rate di acconto che hanno la scadenza entro il 1 dicembre del 2021 e poi provvedere, una volta approvato il piano tariffario, il piano economico finanziario della TARI, provvedere all'eventuale compagno. Porta a conoscenza del Consiglio che il compagno che riguardava gli anni dal 2020 al 2023, quando nell'altro Consiglio si parlava di circa 11.000 euro che sarebbero stati smaltiti, riportati nei tre anni che io ricordavo che era una quota minima che avrebbe inciso su circa un euro ad ogni nucleo familiare. Devo dire che questa amministrazione, con delibera di giunta numero 21 dell'8 marzo, ha provveduto comunque a ripianare quell'eventuale aumento di tariffa e quindi utilizzando un fondo che aveva messo a disposizione, che ha messo a disposizione lo Stato. È stato precisato con una FAC che quelle somme potevano essere utilizzate appunto per ripianare il piano economico finanziario dei rifiuti, e quindi nessun compagno verrà chiesto ai cittadini casolari. Poi, tornando invece alla proposta, sottopongo quindi all'approvazione del Consiglio la seguente delibera: di dare atto che non risultano, questo lo dobbiamo dire annualmente perché lo prevede la legge, che non risultano aree fabbricate da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o di diritto di superficie, e delibera di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 118 del 2011 con l'allegato A e l'allegato B. C'è il pareggio di bilancio. Quindi di dare atto che il bilancio di previsione finanziaria risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio. Viene confermato quindi, come ho già detto prima, la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale. E poi tengo a far rilevare, così come proposto in delibera, che i gettoni di presenza dei consiglieri comunali restano quelli vigenti per il 2020, la stessa cosa per l'indennità del presidente del consiglio comunale e delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori. Di dare atto che con delibera di giunta comunale sono state determinate le tariffe relative al canone unico patrimoniale al canone mercatale per l'anno 2021. Come ho già ricordato, le tariffe della TARI verrà effettuato quindi il piano economico finanziario entro il 30 giugno. Sono già state determinate con una delibera precedente le aliquote e le detrazioni dell'IMU. Sono state approvate dalla giunta comunale le tariffe per i servizi a domanda individuale, anche queste sono rimaste invariate. Che non esistono comunque, di dare atto che non viene elaborato il piano delle collaborazioni esterne per l'anno 2021, in quanto questa amministrazione non intende avvalersi di consulenze esterne. Quindi sottopongo all'approvazione la seguente delibera, e poi il Presidente, con un'ulteriore votazione, chiedo di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie, Presidente. Quindi alla parte discussione per l'intervento. Prego, consigliere. Diciamo che relativamente ai punti 4 e 5 abbiamo fatto una sintesi e congiuntamente abbiamo fatto uno scritto dove consiglierò. E a nome, diciamo, dei consiglieri da subito. Non ci sembra che, come ho già detto, che siano state grandi sorprese e di aggiornamento del tutto e dello stesso bilancio di revisione. Non c'è niente di nuovo rispetto a quel documento,
che noi avevamo già condiviso. Come già messo in risalto, nel quadro programmatorio delle opere pubbliche ci si è limitati a spostare dal secondo al primo anno risorse per il consolidamento di aree idrogeologiche di stessate, investimenti per altre con destinazione vincolata, per legge e di convenienza regionale e statale. Rimangono invece sempre i fantasmi di opere incompiute e a nostro avviso necessarie, sempre più urgenti, in una prospettiva di crescita sociale, culturale ed economica. Ma di queste cose probabilmente ormai siamo al termine, ne parleremo in tempo, a tempo debito. Conta invece dire che c'è stata una grande coincidenza di circostanze favorevoli, quasi occasionali e insperate, e di questo ne siamo contenti per caso. Penso al Palazzo Ricci, penso alle somme attribuite dalla regione di centrodestra per i finanziamenti vincolati, pensiamo all'ANAS che ha dopo 30 anni ripristinato una viabilità che era diventata una trappola, fino alla realizzazione della famosa rotonda di Guarenna, di cui il sindaco si sarebbe fatto paladino dopo aver dombato questa amministrazione una nostra interrogazione nell'ottobre del 2016, quasi ridicolizzando chi l'aveva letta. Non si è riusciti nemmeno comunque a assumere iniziative per pubblicizzare il vecchio e il nuovo percorso per l'entroterra Ventino, lo avevamo anche suggerito, passando per quel lago che è stato sempre un piano interessante, ma invece adesso è ben poca cosa. Non si è riusciti nemmeno a sistemare le aree a ridosso di quel bacino. Non voteremo un bilancio che non rispecchia la speranza di vedere rinascere questo paese. Non saranno dei palliativi, dei pannicelli caldi a stimolare la ripresa economica, culturale e sociale di questo splendido paese. Privati, venuti da lontano, ci hanno creduto di più e hanno contribuito e stanno contribuendo, vedi il Palazzo dei Giorgi, vedi ancora il Palazzo Ricci. Cosa ha fatto invece il Comune? In tanti anni non è riuscito una volta, dico una volta, a stimolare una nuova diversa attenzione, incentrare le sue attenzioni su quel castello che tutti ci indicano, in molti. Lo Cascarelli, a noi, sempre esempio le stesse cose, ci insegna, è riuscito a fare prima e meglio di noi. Ai casolani si prospetta solo la testimonianza di un campo di concentramento, o di internamento, non vorrei strumentalizzare queste mie parole, perché il benvenga il ricordo e la memoria, ma sembra che ci si stia centrando solo su quello, quando invece c'è tanto tanto da lavorare, a nostro avviso, congiuntamente a quello che si sta facendo. E assistiamo a una popolazione che scende ogni anno, l'edilizia che è ferma, ripeterete che siamo sempre le stesse cose, ma in realtà sono cartelli di vendita che aumentano di misura, di affitto, un centro storico ignorato, nonostante siamo diventati un po' più pieni d'Italia, poi anche questo è da approfondire, un commercio ai vini storici e via proseguendo. Questo bilancio, al di là dei numeri più o meno modificati, soprattutto come entrate in conto capitale ottenute dalla regione del Presidente Marsiglio, non soddisfa le nostre aspettative, un bilancio privo di prospettive. Ovviamente è vero, tuttavia, che si tratti di un bilancio di transizione in attesa di una nuova amministrazione. Speriamo bene che il prossimo anno si possa avere una guida più sicura e più lungimirante. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie. Dunque, siamo giunti all'ultimo bilancio di previsione, con sicuramente nella nostra sono di Bellini, e credo che nel 2000 difficoltà, faccio i complimenti all'assessore, lo abbia risposto perché è un momento, ribadisco, difficile, e portare in approvazione un bilancio e lasciare comunque una macchina che può camminare e secondo noi molto importante in questo periodo.
potrebbe essere un bilancio di transizione che potrà essere modificato da una nuova amministrazione che ovviamente il popolo e i cittadini casolani sceglieranno a settembre e ottobre, è un atto politico, perché non è soltanto un atto amministrativo, perché il bilancio è un atto politico in cui si rispetta una maggioranza, in cui ovviamente una minoranza non si ritrova non per un ruolo che svolge, perché non è un ruolo che ci contraddistingue, ma perché ha una visione politica diversa dell'amministrazione diciamo della nostra cittadina. Quindi sono fermamente convinto che questo sia il meglio che si potesse fare, e auspico anch'io che quanto prima possano tornare nel bilancio parole come crescita, come prosperità e come tanto altro. Io sono contento che persone straniere vengano ad investire a Casoli, ne sono soddisfatto, come ne è soddisfatto il gruppo di maggioranza. Quindi pertanto non ho altro da aggiungere se non ribadire i complimenti a questa amministrazione. E non so se è stato fatto, non c'entra nulla col bilancio, vorrei salutare un caro amico che non c'è più, che è andato via per il Covid, che è seduto, è stato anche lui su questi banchi, su questo consiglio comunale, il mio caro amico Tonino Raggio, chiedo scusa a tutti, non c'entra niente con il bilancio, lo saluto dunque, dunque lui sia, era una promessa che mi ero fatto, e vi chiedo scusa per questa piccola digressione. Grazie, Presidente. Allora, solo per dire con estrema soddisfazione che il bilancio che si porta in approvazione è la continuità di un modo di vedere la crescita del nostro Paese. E questo è il momento giusto e opportuno per ricordare che i passi in avanti che si sono fatti sono veramente tanti, e poi in parte sono anche riconosciuti dal gruppo di minoranza. La cosa sorprendente è che il gruppo di minoranza, tra l'altro, in diverse occasioni ha votato delle libere proposte dal gruppo di maggioranza, quindi viene una sorta di dibattito interiore tra l'accettare le proposte e poi criticarle, diciamo, metterle sotto una lente di ingrandimento per altri aspetti. È chiaro che siamo all'ultimo bilancio di revisione, si chiude il mandato amministrativo, quello del sindaco Massimo Tiberini, che secondo il mio modesto avviso, adesso che potrà rendicontare nelle prossime occasioni, che sicuramente non mancheranno, l'attività svolta in 5 mesi, sarà una rendicontazione di rilievo per i numeri che sintetizzeranno le risorse che sono state intercettate e quindi messe a disposizione della comunità, ma aggiungerei a questi elementi di crescita e di miglioramento del patrimonio pubblico comunale come aspetti determinanti e positivi con numeri rilevanti, ha saputo concepire questi numeri positivi in un momento particolare. Non ultimo, questo Consiglio si è trovato ad affrontare delle situazioni di criticità che provengono da, diciamo, sentenze di giudici, ma che comunque fiaccherebbero qualsiasi amministrazione, che invece nel nostro caso c'è stata la possibilità di dare risposte immediate, tranquille, e di non creare nessun particolare imbarazzo al bilancio dell'ente, alla prospettiva del comune. Si sono confermate nei 5 anni le tariffe previgenti delle attività amministrative degli anni scorsi, non ci sono stati aumenti, si sono confermate tante agevolazioni a favore di chi, diciamo, i requisiti per poter avere queste agevolazioni secondo il rispetto delle norme nazionali, proprio perché c'è una sensibilità politica, quella che il nostro bravo capogruppo ricordava poc'anzi. Il bilancio è anche un documento politico, non è
un solo libro di numeri, di contenuti numerici che comunque devono tornare, e per caso li sono sempre tornati, e sono sempre tornati in modo migliore perché si è contribuito a migliorare i dati del debito che l'amministrazione ha cercato sempre di ridurre, ha fatto tornare i conti in modo, secondo me, corretto quando ci sono state delle decisioni importanti per degli investimenti importanti per il nostro paese. Non dimentichiamoci l'intervento fatto sul campo sportivo di calcio, molto significativo, che ha visto un intervento di diverse centinaia di migliaia di euro fatto con tranquillità, ha visto un'azione amministrativa del bravo sindaco Di Berini con le relazioni degli altri enti. Qui voglio dirlo perché c'è un dibattimento su questa storia che è merito del gruppo di minoranza aver attenzionato la realizzazione di una rotatoria in Guarena. Potremmo anche dire che può essere anche così. Sappiamo nei fatti che non è così perché le iniziative istituzionali del sindaco erano precedenti all'interrogazione del gruppo di minoranza. Ma anche se questo non fosse, io non ho mai capito l'atteggiamento del gruppo di minoranza che si è messa ad affrontare questi argomenti che riguardano iniziative di competenze di altre istituzioni. Il Comune fa il suo ruolo di sollecitazione, di stimolazione, di attenzionatore delle necessità che devono essere risolte, ma la responsabilità di quello che si fa su proprietà che non sono quelle del Comune, perché il Comune opera sulle proprietà demaniali dell'ente, non su altre proprietà. Abbiamo ricevuto critiche per la segnaletica a Selvariana, per l'incrocio di Guarenne, per la segnaletica sul capoluogo, tutte competenze extra comune, che poi puntualmente, grazie a una serie di fatti positivi che si sono verificati per disposizioni assunte durante il mandato della Giunta d'Alfonso, che ha restituito all'ANAS, il principale organo manutentore della viabilità nazionale a livello italiano, la proprietà delle strade, che finalmente hanno visto quello che vedevamo gli anni passati sempre fatto per la SS81 che va a Guardiachele, che continuamente l'ANAS tutti gli anni rifà il mando su quella strada, perché l'ANAS ha, a differenza degli altri enti, un riconoscimento dello Stato per le manutenzioni. Da amministratore vivo un paradosso che non riesco a concepire nonostante tutti gli anni di esperienza e di servizio prestato in un ente come quello di Cassoli, il paradosso dello Stato che finanzia l'ANAS per fare i progetti di manutenzione viaria a livello nazionale e ha messo alla fame le province che dovrebbero mantenere la viabilità provinciale, che non hanno più risorse per fare gli interventi manutentivi. Lo Stato, diciamo, vive pure lui queste contraddizioni palesi e inconcepibili. O si passano tutte le strade delle province all'ANAS, o come si danno i soldi all'ANAS facendo debito o quello che ha deciso di fare in tutti gli anni passati, lo facciano anche per le province e si risolverebbe il problema. Il discorso premiale che invece va fatto per l'amministrazione comunale, che nel corso degli anni ha accumulato diverse centinaia di migliaia di euro di investimenti per la manutenzione delle strade comunali, questo va detto, su questo ci dobbiamo confrontare, ci saranno i numeri che lo rendiconteranno, compreso i soldi stanziati col bilancio di previsione 2021, che forse potranno essere anche messi a disposizione dei cittadini, diciamo, non per scelta dell'amministrazione comunale, perché tutte le amministrazioni hanno subito per via del Covid un rinvio delle elezioni, quindi non è merito dell'amministrazione se riuscirà a far vedere questa cosa, è un fatto congiunturale, ma tutto sommato alla fine può essere apprezzato per questo. Per questo aspetto. Invece io mi vorrei permettere questa sera, a parte questa lode senza riserve nei confronti dell'amministrazione di Berini, di dire in 5 anni, in questo Consiglio Comunale, e posso testimoniare che quest'anno compio 24 anni di partecipazione a questa sala consigliare, di esperienza e di consigli comunali, che forse sono gli ultimi 5 anni di una minoranza ascoltate dal sottoscritto, che non ha prodotto nessun, diciamo, suggerimento concreto di cose pratiche per la vita comunale, che
che invece si è limitata puntualmente a fare degli esempi che non possono essere fatti. Fino anche questa sera, paragone paradossale con Rocca Scaligna, che nasce diciamo, da 30 anni fa, dall'appartenenza alle comunità montane, le risorse che erano previste per quegli interventi, per quei paesi ricadenti nelle aree svantaggiate, ma che purtroppo se uno non si documenta, non si va a recuperare l'attività amministrativa storica, c'erano dei cittadini casolani, degli amministratori casolani, che non volevano che Casoli entrasse nella zona svantaggiata perché era, come dire, un'etichetta negativa, pessimistica, critica, riconosce i comuni Casoli in area svantaggiata. Dopo è arrivato un amministratore che sta parlando, invece si è battuto perché quella opportunità ha dato l'occasione per far prendere i finanziamenti all'agricoltura che aveva dei canali di finanziamento con quel riconoscimento e sono iniziati ad entrare dei meccanismi, diciamo, di natura diversa, di condividere i servizi, polizia municipale, con il servizio della comunità montana e tante altre relazioni con i comuni del territorio per accreditare questo paese in una visibilità territoriale. Sono felicissimo che anche in questi giorni leggo commenti di sindaci del territorio, anche il sindaco di Rocca Scaligna, che noi diciamo stimiamo, apprezziamo per tutto quello che riesce a fare anche per il castello, in termini di supporto e di sostegno del sindaco di Benin, per l'azione che sta facendo da capofila all'interno del comitato ristretto della ASL e per quanto riguarda le iniziative che servono per i diritti da diciamo, far riconoscere al territorio delle aree interne e quindi di queste comuni. Cioè, è nato nel corso di questi anni una sorta di reciproca collaborazione, di riconoscimento della guida di casa. Noi non vediamo tutto questo buio che ci viene ricordato puntualmente dal gruppo di minoranza, vediamo tutta un'altra visione, un'altra situazione. Il paese lo vediamo bello, io posso affermare con soddisfazione Pulito, perché questa amministrazione ha il pregio e il merito di aver affidato al consorzio Ecolan il servizio della gestione dei rifiuti e il risultato è sotto gli occhi di tutti rispetto a tutte le gestioni precedenti, lo testimonia l'80% di raccolta differenziata per un comune, lo ricordo, anche se qualcuno dice che c'è una diminuzione di popolazione, di più di 5.000 abitanti, perché molti di quelli che fanno l'80% spesso sono comuni di 500, 800, 1000, 1100, che hanno un'altra complessità sicuramente inferiore rispetto a quella della gestione dei rifiuti del comune di Casoli. E quindi tante altre questioni. La diminuzione della popolazione. Come se fosse la diminuzione della popolazione un'altra critica della minoranza. Diciamo le cose, no? Entriamo nel confronto delle verità, perché bisogna essere corretti. Chi ascolta, chi si documenta, chi legge, deve sapere dove sta il fermo della verità. Io penso di essere un cittadino che sta seduto nella sua stanza, che magari stasera sta vedendo anche il comune, il consiglio comunale di Casoli in streaming, ascolto la televisione e sento che c'è una diminuzione nazionale della popolazione italiana. Allora io che ragiono, diciamo, senza una lettura critica dell'attività amministrativo collegata alla diminuzione della popolazione del comune di Casoli, penso, ritengo che sia, diciamo, un momento che questa tendenza è un fatto di rilievo nazionale, non è una responsabilità dell'amministrazione di Casoli che sta facendo ridurre la popolazione. È chiaro che per me sarebbe facile dire qui che anche il Covid che colpisce ha colpito nei numeri la popolazione anziana, che chiaramente caratterizza prevalentemente i comuni delle aree interne, incide più pesantemente nella diminuzione della popolazione rispetto ai comuni costieri che hanno una tendenziale mantenimento di livello di popolazione anziché di crescita. In qualche caso i comuni turistici spesso vedono anche crescere l'azienda. Allora dove sta la verità di queste accuse, di queste sottolineature ripetute fino alla noia in tutti i consigli comunali? È responsabilità dell'amministrazione la diminuzione della popolazione. Ma come? Se noi stiamo facendo le guerre, le battaglie per portare imprenditori stranieri, non è un fatto di fortuna se c'è stato qualcuno che è venuto a investire a caso su una proprietà privata, perché anche lì c'è stato l'influenza, il contributo, il sostegno, la sensibilizzazione dell'amministrazione comunale con la proprietà che ha ceduto, con il gruppo che
ha fatto, diciamo, le iniziative per arrivare a questo risultato, e quindi non si è passivi, perché dentro il municipio c'è responsabilità e si capisce quale può essere l'importante. Io sono uno di quelli più soddisfatti per questo risultato, perché il sottoscritto in qualche modo si è adoperato attivamente, perché ha dei legami storici rispetto alla proprietà precedente, e quindi ha dato il suo piccolo contributo a questo risultato. Mi ricordo, e ve lo ricordo a tutti, lo ricordo ai cittadini casolani, che l'amministrazione comunale di Casoli aveva una grave responsabilità per il rischio, per il pericolo di quella struttura. Io mi permisi di dire, perché all'inizio del mandato avevo un ruolo ancora attivo anche nella giunta comunale, che ho sempre pensato che c'è un distinguo tra quello che l'ente deve fare e quello che spetta ai cittadini che devono fare. Ci sono illustri presidenti di grandi nazioni straniere che hanno preso dei premi, diciamo, di altissimo rilievo mondiale, che qualcuno ricorderà. Dice: tu prima di chiedere quello che vuoi che faccia la tua amministratore, alla tua amministrazione, il tuo presidente, tu che sei disposto a fare per il tuo paese, per esempio? Io la metto in questi termini. Allora, la responsabilità dei privati per il centro storico è una responsabilità che c'è. Io non cancellerò, perché sono macchie, diciamo, di argomenti portati in questa aula consigliare, da aver ascoltato. Tra l'altro c'è stato una ripetizio all'ultimo consiglio comunale, come se fosse un leitmotiv strategico e studiato, al primo consiglio e quasi all'ultimo consiglio, la lotta ai ratti nel nostro paese. Vi ricordate uno dei primi consigli? Attaccate l'amministrazione comunale per la presenza. Allora, ma se io a casa mia, per contrastare questi animali, che non sono animali domestici, vado e faccio spesa a chi commercializza gli antidoti a queste presenze di animali, perché nel caso del centro storico è sempre esclusivamente una responsabilità dell'amministrazione comunale? Tutti i proprietari dei ruderi che sono ritrovo di questi animali, che cosa fanno attivamente per contrastare questi animali? Allora, l'abbiamo ascoltato in questo consiglio per ben due volte all'inizio e alla fine del mandato, che è la responsabilità del sindaco di Peri se non c'è stato contrasto. Ma come, dico io, se nel servizio di appalto dei rifiuti sono state intensificate le azioni di contrasto, non dovrebbe essere vero questa cosa. Però c'è la premeditazione, che il paese va associato a una situazione di degrado e di lettura critica, che è, io mi permetto di dirlo, piena responsabilità della minoranza. Allora, la minoranza con queste condizioni, secondo me, non ha le possibilità per poter pensare di fare il bene di questo paese, perché parlarne solo e sempre in termini negativi non aiuta a far crescere la comunità. Ci vuole una sinergia, un'integrazione. Io ricordo bene le iniziative fatte per fare il progetto di vendita di casa del centro storico a un euro. Abbiamo avuto una disponibilità, si è venduta quella disponibilità, si è fatto tutto questo percorso. Perché? Perché se scatta un meccanismo come il Palazzo Ricci, scatta l'interesse di qualcun altro che viene a comprare. Ci siamo sempre le solite critiche, al centro storico non si fa niente. Ma voi siete sicuri di sapere gli interventi che si sono fatti nel centro storico anche in questo mandato? Su Piazza della Memoria, sul muro di consolidamento, sul castello 980.000 euro, quanto va sull'illuminazione pubblica, sul miglioramento del servizio della raccolta dei rifiuti? Quando parlate, voglio dire, vi esprimete parlando con la consapevolezza che esistono dei fatti oggettivi, tangibili, che dimostrano l'interessamento, l'attenzione, così pure il risultato di aver ottenuto il riconoscimento di entrare nei borghi più belli d'Italia. Io sono orgoglioso, ma lo sento dentro, col cuore, questo orgoglio. Perché? Perché vedendo i centri storici che vedo quotidianamente, avendo aderito ai borghi più belli d'Italia su Facebook, il nostro non ha nessun, diciamo, difetto rispetto a quelle bellezze che già esistono in tanti altri comuni, con la differenza che però c'è bisogno di lavorare, ne siamo tutti consapevoli. Però non può essere, anche questa sera, sottolineo, è stato evidenziato, staremo a vedere, verificheremo, controlleremo, no,
che cosa sono disposto a fare io per migliorare il centro storico. C'è l'assessore Di Lauro che si è inventato l'abbellimento delle aiuole, l'abbellimento dei balconi fioriti, che adesso negli ultimi 2 anni praticamente tutto è pregiudicato per via di questa impossibilità di socializzazione. Ma quelle sono iniziative che tutte messe insieme servono a fare che cosa? A far nascere uno stimolo, un interesse da parte della comunità a collaborare con quello che viene proposto per far crescere il paese. Chiudo e mi scuso anche per magari il mio modo di espormi abbastanza acceso, ma volevo solo riportare l'importanza di alcuni argomenti. Fanno l'insieme di un risultato che, secondo la visione del gruppo di maggioranza, è una lettura positiva di questi 5 anni di mandato. Potrei parlare di tantissime altre cose, di tantissimi altri esempi, non ultimo anche di tutte le iniziative che si stanno realizzando per il Covid, che è caso di capofila per tutto quello che si sta facendo sul territorio, tantissime altre cose. Allora io direi, va bene, diciamo, i ruoli contrapposti, la visione diversa dell'attività amministrativa, però l'amministrazione che amministra ha l'onere e il dovere di rendicontare tutto quello che si fa. Poi saranno i cittadini, come sempre, a decidere dove sta, diciamo, la scelta che loro vogliono sostenere. Però ecco, mi premeva fare questa testimonianza in occasione del bilancio di previsione 2021, che sarà ricordato come tantissime altre cose particolarissimo per questo periodo di pandemia mondiale, testimoniare una considerazione positiva, di pieno sostegno, di piena soddisfazione dell'operato fatto dall'amministrazione di Tiberi. E quindi non si può che votare convintamente questo bilancio di previsione anche per il 2021-2023 per tutti i suoi contenuti. Grazie consigliere. Sono altri interventi? No, io ovviamente ho dato adito a un inizio di campagna elettorale, ma lo devo, per quanto mi riguarda almeno, io ho sempre sostenuto le iniziative, a mio avviso le iniziative poche, che a mio avviso dovevano essere di più, le poche che sono state fatte sono varie, a mio avviso non essere di più, e io lo so benissimo quanto io tengo il centro storico e quanto intendendo il centro storico la rivitalizzazione di un qualcosa di bello che abbiamo, che io lo vedo come futuro per il miglioramento di Casoli. Poi discutere il numero di bilancio e attività fatte, avremo ancora modo di confrontarci così e Luca, però non voglio venire a rivisitare le cose, ovvero parlando di centro storico, lei subito ha parlato di ratti, di gatti, di degrado, di cose. Io non ne voglio nemmeno parlare, però in primi 2 anni, se dobbiamo fare così, ce lo siamo ricordati. Purtroppo non era colpa di nessuno, c'era una società che raccoglieva e non raccoglieva rifiuti, per cui tutti ci siamo aiutati. Poi non penso che adesso sia il caso di tediare, ma se volete lo faremo, risponderemo puntualmente a tutto. Oggi nessuno si lamenta dei rifiuti, considerevoli. Sarebbe stato assurdo se lo facessimo, ma perché deve dirmi che non è corretto che non si parlasse di, ma dobbiamo parlare della capetta ancora? E era sotto gli occhi di tutti quello che c'era là. Era sotto gli occhi di tutti. Quindi apprezzare o mettere in rilievo certe situazioni, ok? Non mi sembra che da 3 anni a questa parte la minoranza abbia fatto delle critiche solo per farle nei confronti di una azienda apprezzabilissima. Casomai si sarebbe da chiedere perché non era stato fatto prima. Per quanto riguarda, ha toccato tanti punti e non ha toccato un punto quando io ho parlato di fantasmi di opere incompiute. Questo è un qualcosa di cui bisogna rendere conto ai cittadini di casa, oltre alle cose buone, positive,
l'amministrazione ha fatto, ci mancherà di altro. Io vi stiamo dicendo che siete stati degli enti. Abbiamo detto che non abbiamo dei punti di vista simili. Noi, o parlo per me a questo punto, abbiamo investito di più sul centro storico. Quando io dico che se è venuto l'investitore estero, dove lei aveva dato il suo contributo, è giusto che lo abbia fatto se era un consigliere, se avessi avuto anch'io la possibilità di avere conoscenze per averlo, l'avrei fatto anch'io. Quindi, solo per sottolineare che in questi 5 anni i momenti salienti, i momenti clou, i momenti in cui si parla di caso del livello regionale, nazionale, è legato a determinati aspetti. E quello che invece condanno, al di là di tutta la disamina che lì ha fatto 30 anni fa, eccetera, se non faccio politica da pochi anni, e a differenza dei suoi 24, non me lo voglio, è che si poteva comunque fare di più. Quando parlo di investimenti, non in termini economici, ma di valutazione e valorizzazione del castello di Cascale. Quello che ha fatto il sindaco di Roccascalegna, che peraltro non è di centrodestra, no? Quindi non faccio un discorso di parte su queste cose, anzi io lo ammiro, ma lui ci ha creduto. Beh, penso che qua ci sono persone che 15 anni che siedono in questa assise. 15 anni non penso che il castello di Cascale abbia avuto queste valorizzazioni a rastrello di quello che sta adesso avendo in un palazzo Ricci o un palazzo Tigli, dove c'è stato chi effettivamente invece ha creduto. Quindi io quello che chiamiamo una colpa, quello che non sono d'accordo con te, io non ho visto in questa amministrazione lo stesso detto dall'inizio, ma non per criticare per il gusto di fare, è una mia opinione. Io non ho mai visto, ho visto questa attenzione nei confronti del centro storico. Perché ho detto anche, sono stato il primo, quando l'assessore Doranzi ha parlato del Ponte Italia, a dare il mio assenso e la mia contentezza, perché possa essere. Però penso che per avere, per passare anche un po' di Italia, non basta un titolo consigliere. Mi piacerebbe vedere a questo punto tutti i requisiti, visto che a suo tempo avevo letto che erano molto sostenuti, ardui, per avere questo ambito di riconoscimento, all'occhio mio sinceramente non è che sia stato un certo stato. Il borgo più bello doveva essere perché c'era già un qualcosa di bello, di curato. E quando si intende di cura, non si intende la cura. C'è un po'. Quindi sul discorso del turismo, ho parlato degli anni di Cascale, perché io la vedo così, è un mio punto di vista. Oggi per me Cascale deve lavorare su questa nicchia di. Perché non possiamo fare altro. E questo potrebbe, quando io parlo di dinamiche, di punti di vista. Non sono entrato volutamente in merito ai numeri, i bilanci si devono tenere in ordine, è un adempimento del buon amministratore. Poi possiamo non condividere un investimento o mettere dei soldi da una parte o da un'altra, perché io penso che chi si siede qua lo fa se ha a cuore il paese, perché questa per me è una missione. Quindi non capisco questo accanimento. Se vogliamo andare subito in campagna elettorale, facciamo, per l'amor di Dio. Però questo accanimento, che noi non denigriamo, che noi non facciamo, che noi non diciamo, che noi non proponiamo. Quando si è parlato di lo sappiamo anche noi, che ce l'ha ricordato anche lei, consigliere, quando la consigliera Candelogo fece l'intervento, e gli disse, consigliere, ma non sa che cosa dice, ehi, questa è una strada di proprietà del comune, non possiamo spendere 100.000 euro. Ma allora una minoranza che cosa deve fare? Deve tacere, lo sappiamo, ma sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare a fare. Cioè, avete messo 5 anni, ben venga, meno male. Spero che farete anche per la stazione di Cascale, spero che farete quella che lo state facendo, ben venga. Però quello che a me poi non piace, invece, questa è la mia cosa personale, è enfatizzare, perché chi fa, come dicevi, non c'è bisogno che enfatizzi il proprio operato. E a me questa amministrazione mi pare molto e troppo social.
e il troppo scoppia. A me questo famiglia, per caso, mi dispiace, perché voi valutate solamente le cose positive che stai lì, ma io ne sento anche altro. Comunque, parliamo anche di commercio, quindi chi mi dice che caso di demografinamente? Caso di quando personalmente intendo così, perché non attira più. E questo è il problema, non è che non si cresce, non si fanno figli. La gente non viene, va via casomai. E di conseguenza se ne risente l'attività commerciale, ne sentono tutti. Ecco perché, per esempio, quella che era l'edificio scolastico, per noi, a distanza di anni, rimane, ormai purtroppo è là, è stabilito, cessato da 15 anni, ormai. Quello deve essere, ma avete risposto, che era una scelta politica. E vabbè, e che cosa dobbiamo fare? Accettare in voce della società politica. Non la condividevamo e non la condividiamo ancora adesso. E ne abbiamo parlato delle conseguenze. Ammettetelo. Allora, quella poteva essere una svolta, quello poteva essere un traino, quello poteva essere un centro scolastico, un polo scolastico, riaffermare caso. E voleva dire tanto, voleva dire giovani, che invece di andare via venivano qua con le famiglie, invece di andare a fare un bavo, altri istituti, altre cose. Questo è, lui è stato molto preciso, e di questo lui è 24 anni, chi mi meglio di lei, forse abbiamo la stessa passione, lei ha più esperienza, però non dica che la minoranza non è capace, avreste fatto la stessa cosa pure voi. Palazzo Ricci, Palazzo Ricci, contento. Io ho detto, meno male, sono delle circostanze favorevoli. Ben venga, allora si lavora perché questo si migliori. Ma non diventiamo paladini. Vorrei dire tante altre cose, ma a questo punto mi riservo veramente di fare una. Una bella cosa. Anche vorrei parlare anche di vaccini, vorrei parlare anche di tante altre cose. E a questo punto penso che la minoranza, adesso farà la minoranza come si deve, facendo uscire tutte le situazioni che probabilmente devono essere messe a conoscenza di tutti. Non si può denigrare così, perché io non ho denigrato l'operato dell'amministrazione, non ho detto che il sindaco Pitellini è un inetto, non ho detto che i bilanci non sono a posto, ho detto solo che ci sono dei punti di vista che non condividiamo, che sono per noi degli errori strategici fatti, quella è una scelta politica sbagliata, e di cui se ne parla. Adesso che il bilancio è a posto, un atto dovuto, secondo me, che tutti siano contenti. Non lo so, non lo so. Io sento tanta gente che non è contenta. Andateglielo a dire. Ci sono tante altre campane a sentire. Scendere in mezzo alla piazza, non solamente nei momenti di gloria, nei momenti belli, tutti quanti, bravo, 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 bravo. Ci stanno situazioni che vanno verificate. È vero. Parliamo di scuola, parliamo di commercio, parliamo di negozi, parliamo di tante, tante, tante cose. E la verità, io sono contento, ma non devo dirlo che è stata una cosa che ha portato il giovamento. Però non ci facciamo belli, no? Che le strade sono migliorate perché è arrivato l'ANAS. E mica mi avete detto di Luca, di Tiberini o di Angelini. Non sarebbe stato nemmeno se Angelini fosse stato al posto del sindaco di Berlino, insomma. Forse io l'avrei enfatizzato di meno. Questo sì. Questo non me lo permette, questo, no? Perché questa è un'amministrazione che enfatizza troppo, posso dire. Che è troppo social, che è troppo scoppia, che è troppo presenzialista, questo lo posso dire. Posso dire che non è questo tipo di fare, di agire, non mi piace. E non piace a tanti. Quindi non si valutano solamente i numeri, perché nessuno qua mi fa questa sera che ha detto violetti, niente di nuovo, tutto ok, sono stati fatti degli aggiustamenti. Adesso sta parlando di nessuno. Quindi io non ho pagato di Ebola, io non ho pagato di tocchi e di latte. E allora parliamo della tabletta.
Vogliamo farvi vedere le fotografie? Di quella che era la discarica? Per 2 anni? E dove in una riunione? Lo posso dire perché Massimo, per me, disse, quando ci fu al cinema teatro comunale, ero presente, e dissi, beh, effettivamente adesso è stata fatta una scelta buona, però prima avete sempre, e lei mi rispose, ma perché gli occhi non ce l'avevamo, era un casino, però dovevamo, che dovevamo fare? E alla riunione in cui fu presentato il ciclo dei rifiuti, vuol dire che non è del comune, è un altro nel senso che quello dei rifiuti è stato fuori nuovo, è fuori nuovo parlare di rifiuti, anzi forse non io non farlo, perché veramente i primi 2 anni in caso era in un degrado completo. Casomai dobbiamo capire perché per tanti anni c'è stata quella ditta. Vabbè, non devo aggiungere altro per adesso, mi riservo di fare altri accertamenti. Grazie consigliere. Posso aggiungere una cosa? Però, per mettere diciamo, anche un mio parere sulla rotonda di Guaranna. Allora, io quando voi avete fatto quell'interrogazione, no? Ottobre 2016. Sì, sì. Vi feci anche vedere che io nel 2007, quindi l'anno successivo al mio insediamento qui, feci una richiesta per la costruzione di una rotonda. Ce l'ho ancora a casa, protocollato, uscito dal comune. Non lo chiesi nemmeno al sindaco, a Sergio De Luca, di fare quella richiesta. Quella era una richiesta al nostro, diciamo, parte politica, l'assessore Tamburini. Io non ebbi paura di fare una richiesta, anche se sapevo che era impossibile che la provincia, nelle situazioni in cui si trovava, avesse mai realizzato una rotonda. Però, da quel punto in poi, diciamo, il progetto della rotonda, l'assessore lo fece. Dopodiché venne diciamo, la sostituzione dell'amministrazione provinciale, venne un altro assessore alla provincia per la viabilità, che conosciamo tutti, che è della vostra parte politica, che di quella rotonda non parlò più per anni, e lo potete anche chiedere, mentre fece tanti altri lavori, diciamo, sappiamo dove ha fatto tutti i lavori che la provincia in quegli anni ha fatto. Dopodiché, quando giustamente il Sergio De Luca ha detto che grazie ad Alfonso la strada, l'ex 84 è tornata di nuovo all'ANAS, a quel punto io e il sindaco siamo andati appena il giorno dopo all'Aquila a parlare con l'ANAS e ci hanno rassicurato della fattibilità della rotonda. E noi avremmo enfatizzato su Facebook, io non ho messo nemmeno una parola, invece mentre voi tutti, tranne forse il consigliere Nasuti, a farsi bene che grazie al vostro intervento è stata fatta la rotonda. Non è così, lo dovete sapere perché non è così. Ok? A posto. Non ho mai parlato perché la rotonda non è un'opera del comune. Ok? Noi l'abbiamo cercato in tutti i modi di farla fare, però non è un'opera del comune. Ok? Mi permette un momento di carità, Sì. No, nel senso che quando abbiamo avuto piacere. No, perché lei ci ha avuto piacere di sentire. Abbiamo fatto. No, io non su Facebook. Accennato a questo fatto, niente, zero. Allora, siete stati voi che avete enfatizzato che grazie al vostro intervento avete fatto la cosa. Ma allora la minoranza non può fare nemmeno l'interrogazione? No, l'interrogazione l'avete fatta, ma voi state a dire che noi abbiamo parlato di fatti che abbiamo fatto, che voi avete fatto fare la rotonda. Stai parlando con me, tu hai parlato. Non è assolutamente. Ma lei sta parlando da 2 ore. No, ma noi stiamo parlando da voi, stiamo parlando di consiglio. Infatti non ne posso parlare. Prendo atto della. Ma possiamo ricordare che noi comunque ci siamo anche noi interessati alla rotonda? Sì, però volevo anche ricordare che comunque io e quel non ci sono. Lei il mio profilo Facebook non lo troverà sui social e non troverà mai una mia dichiarazione a quel proposito. Su Facebook, WhatsApp, adesso non so quello. No, io non so. Assolutamente. Poi, se in merito all'interrogazione fatta dal punto di caso di futura, ok, ma no, quindi mi stava rivolgendo a me e su Facebook. Ma era opportuno non fare. Allora,
Ho fatto anche un'interrogazione sulla viabilità Seguapiano, ho sbagliato? No, scusi, prima volta, cioè io ci abito, dove ci passate? Quel giorno dell'incidente è passato pure il sindaco, probabilmente. C'è stato l'incidente, l'ennesimo, mi sembrava giusto che riportare, di intervenire, di fare qualcosa, tant'è che personalmente in quell'interrogazione, ce l'ho qua, non parlai di mare una rotunda, parlai di mandare, di far presenziare il Seguapiano, chiesi di mettere degli autovelox fissi, come dietro a credito. Non avevo chiesto cose assurde, perché io certe volte mi rendo conto, no, non di più. Ma poi quindi, io forse ho discorso anche in maniera anche un po' troppo animata, forse quando si vanno a toccare certi tasti, la vostra parte politica. Io penso che qua dobbiamo parlare per migliorare il caso. Io ho detto una cosa, ho detto non mi piace l'atteggiamento che tutti quanti a Guarenna, l'ha detto lei, che ha iniziato dal 2007, giusto? Sì. Avvedevano quella necessità. Allora, quella è la necessità che abbiamo avvenuto tutti. E stava, non l'avevi paritato. Comunque, per dire che io non mi rivolgevo a lei sulla famiglia. Se adesso lui è stato tirato in causa perché ha avuto la famiglia, non ha avuto mai di mai. Allora parliamo della situazione di caso. Io non sto parlando di quello, mi sono interessato, il discorso è stato un po' travisato il tenore almeno del mio intervento, dove non nessuno qua è venuto stasera a dire quello che si può lavorare. Abbiamo detto, signore, secondo me, secondo noi, c'è da dare un taglio diverso. Avete lavorato bene, ma probabilmente non avete fatto le scelte politiche giuste. Per me questo, io avrei investito di più sul turismo, sul centro storico, sul castello e sulla scuola. Dica come? E sulla scuola! Dica come? E sulla scuola! Come siamo passati a dica questa. Come? No. Allora, l'edificio scolastico della Previdenza. Vabbè, l'edificio scolastico l'abbiamo capito la patente. E allora, dica lei perché non l'abbiamo capito. Dica lei quello che parlerà del centro storico, che parlerà del castello, che non è stato fatto. Mettiamoci un attimo serio. Io sono serio. Stiamo discutendo, non abbiamo preso, però essere accusati di essere quasi nessuna accusa. Penso che c'è stato un atteggiamento abbastanza. Non ho preso la valenza politica del consigliere De Luca e di tanti altri loro. Ma comunque una cosa c'è, può fare anche lo scavalcione, ma ci mette il cuore. E non ho mai fatto discorsi di parte. Mai. Qua è stato tirato in fuori l'amministratore di destra, l'amministratore di sinistra, il presidente della regione di sinistra, il presidente della regione. Mi sembra che comunque anche tutti i consiglieri anche di maggioranza si siano attenuti comunque all'argomento e abbia risposto i fatti. Così come lei. Adesso non andiamo e fuori. No, infatti. La posso così. Probabilmente non ci sono queste volte, sono stati dei fraintendimenti, non mi rendo bene questo, però io ho detto scusate, venuti lontano, non ho contribuito, come ti ho detto, non ho detto la verità, ma nessuno, ho detto che sono scontento, ma nessuno li ha detto, allora ho detto come che lei sono contrario, che penso è giusto anche che ho detto che consigliere, sono figuratevi se trovavano già un bel centro storico. Adesso invece il discorso è, ma ben venga per caso, adesso partiamo. Invece di applicare l'acqua e la gazzetta, sono arrivati prima gli altri a investire e poi mettiamo a posto le altre cose. Comunque sui borghi preannuncio una richiesta di informazioni in accesso agli altri. Può fare quello che vuole, però non l'ho fatto allora perché sono contento, però vedete che quel centro storico è bellissimo, splendido, eccezionale,
Perché c'è stata prima una versione un po' più bella, sì, però sì, è stata un po' taciuta, almeno non no. Posso vedere? Posso chiedere per capire? Abbiamo no? Questa bella. Siccome adesso stiamo andando, è giusto per andare in sindaco. Prego, sindaco. No, grazie presidente, consiglieri. Un breve intervento, mi ero appuntato quando sono stati gli interventi. E innanzitutto mi devo dire che non ho mai sbeffeggiato il lavoro della minoranza nel modo più assoluto. Quello che mi lascia perplesso è che quando si tratta di intervenire su proprietà di privati, su proprietà della provincia, su proprietà dell'ANAS, spetta al sindaco intervenire e trovare le soluzioni. Poi quando queste arrivano, il merito è di chi deve provvedere, ed è giusto che sia così. Ma guarda caso, poi sono intervenuti, sono degli esempi lampanti. La provincia ha fatto degli interventi di manutenzione statale di asfalti che va da Capuzzi e arriva fino alla rotonda, non più di quattro strade, la rotonda di Guarani, per poi proseguire sotto al Ponte Coni, e andando avanti ci saranno altri interventi. La provincia è intervenuta su Acigno facendo dei consolidamenti, dei gabbioni, degli interventi puntuali e precisi che hanno permesso sia la manutenzione della strada sotto l'aspetto dell'incolumità per quanto riguarda la frana e sia sotto l'aspetto del manto stradale e così via, continuando e proseguendo. L'ANAS è intervenuta, ben bene che sia intervenuta, e ci mancherebbe. Quello che mi lascia perplesso, e lo ribadisco, che l'interrogazione chiede al sindaco di intervenire, quindi come se fosse una responsabilità o qualcosa di... Arrivano questi interventi. Adoperarsi, come diceva bene l'assessore, è ognuno che ci si può adoperare, cioè non è che è esclusivamente il sindaco che si deve adoperare per poter fare, per poter dire, per poter agire, ma ben vengano soluzioni, alternative, miglioramenti. Si può fare di più, certo, sempre si può fare di più, anche potendo ascoltare delle proposte concrete fatte di programmazione, fatte di misure, di realizzazioni, che però oggettivamente non abbiamo mai avuto modo di affrontare. E qui faccio un esempio, perché è bello poter dire là bisogna fare di più, là bisogna fare così e bisogna fare là. E ci magari sono auspici, propositi, però poi cagliamo nei fatti. Cagliamo nei fatti. Lì, prima si è un po' contraddetto perché può capitare, probabilmente non è meno da capitare a chiunque, ha parlato con i finanziamenti di Marsiglia, della giunta che ha messo a disposizione eccetera eccetera. Comunque probabilmente ognuno prova ad evidenziare quello che meglio crede sia il modo migliore di evidenziare le cose, però io vi faccio degli esempi concreti come si fa programmazione, poi realizzazione e poi si fa realizzazione delle opere. Ebbene, erano 305.000 euro di progettazione per realizzare lavori di miglioramento sismico dell'edificio dell'ex scuola elementare del capoluogo, euro 165.000, consolidamento del versante centro storico via Roma, via Borrelli e piazza della memoria, euro 85.000, interventi di aree con criticità idrogeologica a Bariotti, euro 65.000. A seguire, in realtà ce l'ho scritto, quindi poi eventualmente sì, ma sono tutti tanti che si possono tranquillamente prendere dai bilanci, tutta la documentazione che abbiamo in essere. Dopodiché sono arrivate le somme a disposizione. Quindi, come di Casoli, con decreto ministeriale, ha preso 1.128.000 euro di finanziamenti per quanto riguarda il consolidamento. E si tratta di 628.000 euro per il versante del centro storico di Roma, del Borrello, Piazza della Memoria, e 550.000 euro per Bariotti. Quindi programmazione, acquisizione di fondi, dopodiché affidamento della progettazione, affidamento dei lavori e realizzazione dell'opera. Questo uno si aspetterebbe anche dalla minoranza, dica
guardi, c'è questa possibilità, il centro storico lo si può rivalutare in questo modo. Che cosa ha fatto questa amministrazione? Si può fare di più? Certo che si può fare di più. Si deve fare di più? Certo si deve fare di più. Parte nel 2007 con la richiesta ai borghi più belli d'Italia per poter entrare. Ci sono stati dei passaggi propedeutici per entrare. Cioè non è che oggi nasce questa cosa, ma si realizza, e non ancora, perché è il primo passo di un qualcosa ancora più contento. Nel 2016 si chiede il finanziamento per quanto riguarda il castello, 840.000 euro. Adesso sono affidati i lavori, cioè 5 anni per poter affidare i lavori. Cioè le attività amministrative, erogative, progettuali, di programmazione, di esecuzione, hanno ben precisi procedimenti che bisogna attuare. Questo bisogna fare. Cercare di mettere in evidenza le cose positive del paese è importante per far sì, perché noi vogliamo bene a caso. Sicuramente tutti noi qua vogliamo bene a caso. Anche Maria Carmela Ricci, che si trova lì a riprendere, a divulgare sul nostro territorio, vuol bene a caso. Cerchiamo di evidenziare le cose belle del nostro paese. Cerchiamo di evitare le cose brutte, non è che le dobbiamo nascondere, dobbiamo trovare delle soluzioni per migliorare le altre cose. Questo è fondamentale che bisogna fare, cioè lavorare assieme con proposte concrete, non solo per intenti, volere, ma in che modo è fondamentale. Questo bilancio, quindi oltre ad avere questo 1.128.000 euro di finanziamenti, ha in essere a breve, perché sono stati affidati i lavori per 250.000 euro di manutenzione stradale, quindi sono asfalti che si faranno immediatamente, sono già stati affidati, c'è la ditta, l'impresa che realizzerà l'opera, e quindi ci sarà l'asfalto che rifarà tutto il corso, il giro di liberatore con gli annessi marciapiedi, c'è l'asfalto per la Roma, c'è diversi punti del territorio che sicuramente sempre meno delle necessità che il nostro territorio ha, sia ben chiaro. Oltremodo, su questo bilancio ci sono altri 300.000 euro di finanziamenti per altre manutenzioni stradali che noi avremo modo di mettere in cantiere. Questo è fondamentale. Ci sono dei finanziamenti per circa 82.000 euro di infrastrutture sociali e così via. Quindi questo è il lavoro da fare, programmare e progettuare. Non è niente di roseo, però mi consenta di dirle che non è che si può addebitare le lacune che ci ritroviamo, le difficoltà che ci ritroviamo sotto l'aspetto del commercio, sotto l'aspetto di tante altre cose importanti, anche di carenza di risorse umane e di risorse fisiche per poter agire, lo si vuole addebitare a una determinata amministrazione. La cosa importante invece, sia dalla maggioranza che della minoranza, è quella di voler fare atti concreti per trovare delle soluzioni. Interrogazioni ben bene, che siano da stimolo, e ci mancherebbe, però se l'interrogazione arriva e poi arriva anche la soluzione del problema, ma diamo merito pure in un certo senso a chi si è adoperato per poter fare le cose, altrimenti veramente non abbiamo più senso di appartenenza a nessun'altra cosa. Poi le dico e concludo, guardi, non mi voglio neanche dilungare, mi fa molto piacere che lei riconosce che siamo una buona amministrazione per quanto riguarda il bilancio, un bilancio corretto, ci fa molto piacere questa cosa qui, le assicuro nel modo più sincero e voluto possibile. Quindi guardi, se dovessero arrivare delle proposte dirette, concrete, anche in questo fine mandato, noi le prendiamo in considerazione, le mettiamo in campo. Se avete delle vicinanze per poter, guardi che c'è questa misura nel centro storico e si può fare in questo modo, ben bene, però ripeto, sono programmazioni che sono frutto di attività che si pongono in essere negli anni. C'è stato un aumento di visite l'ultima estate, ben bene, bisogna fare di più, ma molto di più, non di più, molto di più. Su questo nessuno lo mette in dubbio, però sono stati fatti atti concreti e si cercano sempre di migliorare. Non basta, no che non basta, così nelle altre cose, però non è una questione di numeri. Dire che ci sono
250.000 euro di manutenzione statale che vedremo a stretto giro, altre che sono già viste, altre che verranno, altre 300.000 euro. Sono dati concreti e reali che sono e saranno sotto gli occhi dei cittadini. Poi sicuramente i cittadini, perché spesso, come sovente capita, hai fatto là, non hai fatto qua, non hai fatto là, non hai fatto là. Sì, è vero, è vero. Oggi si fa là, domani cerca di fare un'altra parte. Importante avere un occhio del buon padre di famiglia che cerca di fare le attività concrete per il proprio territorio, per tutti i cittadini, in modo equo, da parte dell'amministrazione comunale, che è corretta, perché personalmente, e i presenti quasi tutti sono persone corrette, e sfido chiunque a dire il contrario su ogni attività e azione. Se qualcuno ha qualcosa da dire, lo può dire tranquillamente. Grazie, grazie per il comportamento che state avendo e per queste grandi difficoltà che stiamo affrontando, che forse qualcuno avrà già dimenticato, ma già se ci guardiamo negli occhi capiamo che stiamo ancora affrontando una grandissima pandemia che non finirà nemmeno oggi e neanche domani. Grazie, non grazie posso rispondere. Grazie di aver chiuso lei, io non posso. No, no, ma è giusto così. Solamente mi permetta, nessuno, ognuno della mia bocca, è uscito un discorso che si è perso lo scorretto. E ha voluto precisare che non deve essere per lo scorretto. Questo anno. Il bilancio, va bene. Ne parleremo. Ci sarà penso una prossima. A volte sì. Una prossima. Abbiamo chiuso la discussione. Passiamo alla votazione. Presidente, la dichiarazione di voto. Vuoi fare la dichiarazione di voto, consigliere? Prego. Se permette. Sicuramente molto favorevole da parte del gruppo di maggioranza a questo bilancio, solido, efficace, di prospettiva e per conferma, per quanto mi riguarda, 15 anni di amministrazione vissuta tra i banchi di maggioranza, quindi voto di favorevole al punto all'ordine del giorno. Grazie. Grazie. La votazione, se, chi è favorevole all'ultimo punto dell'ordine del giorno che ha come oggetto approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023? Chi è favorevole? Chi è contrario? Tre contrari. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? La delibera è approvata. Vi ringrazio, grazie per la partecipazione, non ci sono altri argomenti e dichiaro chiusa la seduta.